Ho caldo! Oh, aiuto! Sì, sto abbracciando delle ali di pollo surgelate perché non ho ghiaccio, non ho un ventilatore e sto morendo di caldo perché ci sono 38 gradi, già così. E in più ho delle luci sparaflesciate in faccia che emanano un sacco di calore e quindi vi giuro che sto morendo. Comunque sono proprio fashion con questi occhiali, dobbiamo dirlo. Ha! Hai caldo? Io ho la soluzione per te. Compra delle ali di pollo surgelate e abbracciale. No, non sono normale, aiuto. Avete presente che tipo nell'emoji la pesca rappresenta le chiappe, il sedere, no? E quindi questo è il sedere delle altre ragazze e questo è il mio. Grazie pesche piatte per esistere e simboleggiarmi. Però anche loro sono fresche. Ah. L'altro giorno ho ricevuto un pacco, no? E la prima cosa che ho fatto non è stato prendere il contenuto, ma prendere questi. Perché io vi giuro che li adoro, è troppo bello fare tipo... Ah, è rilassantissimo. Aiuto. Buon salve, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la intro eterna, ma avevo voglia di farvi vedere i miei disagi perché veramente sto morendo per fare questo video. Non potete capire che caldo, ci sono 38 gradi già nell'aria. In più ho le luci sparaflesciate in faccia e quindi sto veramente grondando di sudore, sto morendo. Ma sono qui comunque per registrare questo video perché mi mancavate un sacco. Sono appena tornata dalla Sicilia e non ho fatto video per una settimana. E potrebbe sembrare poco, ma è veramente tanto, mi mancavate già un sacco. E quindi sono tornata super attiva, super operativa. Aspettatevi un sacco di video perché ho tantissima voglia di parlare con voi. E il video di oggi sarà un video in cui vi racconto tutti o quasi tutti i miei disagi più grandi. Perché come sapete sono una persona molto maldestra, molto disagiata, molto matta, folle. E quindi mi succedono sempre un sacco di disagi, un sacco di maina gioia. E oggi sono qui per condividerli con voi, per raccontarveli perché, non lo so, la trovavo una cosa carina visto che condivido tutto con voi. Però visto che farò un sacco di video, fatemi sapere nei commenti quali video vorreste vedere prossimamente, perché potrei accontentare le vostre richieste. Che caldo! Basta Valeria, basta dire che caldo, altrimenti diventa un video, metto il titolo che caldo. Se mi lamento ancora una volta vi autorizzo a tirarmi delle polpette quando ci vediamo. Non so il perché, ma mi è venuto. Vi giuro, sto sclerando troppo, sto morendo. Ecco, l'ho già ridetto, vabbè. Comunque iniziamo subito con il video. Il primissimo disagio che vi racconto è veramente super imbarazzante, mi sarei voluta sotterrare in quel momento, perché ero in palestra, è successo più o meno un anno e mezzo fa quando ancora facevo ginnastica, e c'era questo ragazzo che veniva ad aiutarci con gli esercizi così, che era un bonazzo della Madonna, vi giuro era veramente stupendo, simpatico e tutto, e poi appunto ci aiutava con gli esercizi e quindi ci prendeva in braccio così e io tipo... Ah, ah. E volevo mandare la foto di questo ragazzo ad una mia amica, perché ovviamente tra migliori amiche sapete com'è, no? Ci si manda foto, ci si racconta cose. E questo ragazzo era girato verso di me, volevo fargli una foto. Mi è partito il flash e lui se n'è accorto in pieno. Vi giuro è stato troppo imbarazzante. Soltanto che io avrei potuto benissimo fingere e dire: no, stavo facendo la foto alla palestra e tutto. Però sapete quando avete una crush, una persona che vi piace, non sapete mai parlare a questa persona. Della serie che prima ci si prepara papiri, cose da dire. Ah sì, vuoi uscire? Ciao, come stai? Però la scena è sempre tipo io, cioè tu, e questa è stata più o meno la situazione, perché lui mi fa: ah, cos'è? Mi fai il photoshooting? Perché mi fai le foto? E io tipo... cioè, non è che io non volevo fare la foto, cioè, ecco, è stata più o meno questa la situazione. Lui mi ha sgamata in pieno e quindi disagio, disagio, disagio. Il secondo disagio che vi racconto, dovete sapere che io prendo tutto coi piedi. È una cosa che probabilmente non vi avevo mai detto, ma io se devo prendere qualcosa per terra non la prendo mai con le mani, ma la prendo coi piedi perché ho i piedi super prensili, è una mia grande dote. Vabbè, comunque, il secondo disagio è successo un qualche mese fa a Milano, perché ero da Virgi e avevo questo treno da prendere a mezzogiorno e mezza e mia mamma mi avrebbe aspettata a Lugano all'arrivo. Virgi ed una sua amica dovevano andare a pranzo in questo posto in cui io volevo andare assolutamente una volta perché ne parlavano tutti e si chiama Macia, è tipo un posto dove fanno tutte le cose super instagrammabili, tutte le fashion blogger fanno le foto, io invece vado lì e faccio danni perché si vede che non sono
comportata per essere una fashion blogger, ma un disagio umano. Comunque sono andata in questo posto perché ho rotto tanto a Virgil, ho detto dai voglio venire anch'io, e loro mi hanno assicurato che non avrei perso il treno perché era vicino, il servizio era veloce, e quindi noi tranquille andiamo da Macha. Ci siamo messe ad ordinare, loro hanno ordinato le sushi bowl, all'inizio anche io, e quindi tutto ok, parte l'ordine, paghiamo. Poi vedo nel menù i pancake con la Philadelphia, il salmone, l'uovo, e decido di cambiare e quindi faccio tornare indietro l'ordine, ridò i soldi, tutto un casino, e chiedo se posso spostare l'ordine e comandare i miei bellissimi pancake. Loro, già un po' scazzati, mi dicono va bene, e cambiamo st'ordine. Ci sediamo al tavolo, tutte tranquille, guardo l'ora e mi accorgo che non avrei mai fatto in tempo a mangiare e poi prendere il treno. Allora io tutta tranquilla, senza problemi, chiamo mia mamma, guarda mamma, prendo il treno dopo perché questo qui non lo riesco a prendere, siamo a mangiare con Virgi. E lei si è arrabbiata un sacco perché già prima avevo spostato treni, fatto casini, e mi fa, ecco, questa è la prova che non sei responsabile e non andrai più a Milano da sola. E io tipo, no, cosa? Perché io adoro Milano, mi piace un sacco, mi trovo veramente benissimo con le persone lì ed è veramente il mio mondo, il mio ambiente e adoro troppo. Quindi sono andata in panico, ho detto no Virgi, io devo prendere questo treno altrimenti sono finita, non voglio che poi mia mamma si arrabbi e non mi lasci più venire. Però poi ci giriamo e vediamo la cameriera che ci porta i nostri pancake e io tipo, no aiuto, adesso come faccio? Prendo i pancake, li porto al bar, al bancone, gli dico scusate, devo prendere il treno, non posso mangiarli qua. E quindi loro mi si propongono di metterli in una scatola, io approvo, ok? Passo questi pancake, soltanto che io, maldestra come sono, li faccio cadere tutti. L'uovo cade per terra, si apre ovunque, pancake splaccicati dappertutto con il salmone, la Philadelphia e tipo la gente dietro che mi guardava male, io in panico. Scusate, devo andare, se no perdo il treno, ed ero veramente a filo. Fatto sta che questi qua alla fine mi danno una sushi bowl, non mi fanno neanche pagare i pancake, non lo so come, però mi odiavano tantissimo, si vedeva dai loro sguardi che mi avrebbero voluta friggere. E corro alla metro, soltanto che avevo tipo spiegazzato tutto il biglietto perché non sapevo si riutilizzasse due volte e quindi non andava. Sono passata sotto, il tipo della metro mi fa cosa fai? Io vado perché volevo prendere questo benedetto treno. Arrivo in stazione, non so dov'è il gate, quindi corro qua e là, arrivo, vedo il mio treno, corro davanti al treno, schiaccio il pulsante mille volte per aprire la porta, il treno parte davanti a me. In quel momento sono stata veramente male, cioè mi sono detta il mondo è contro di me, Dio ha qualcosa contro di me. E niente, quindi questo è stato anche uno dei miei disagi più grandi perché è stato veramente super assurdo. Ho dovuto aspettare poi un'ora al treno in stazione così. Poi in Italia io non ho neanche internet e quindi ho dovuto scroccare internet alle persone per dire a mia mamma guarda che ho perso il treno. E veramente disagio a gogo. Probabilmente quando Dio distribuiva le gioie, la finezza, le tette, io ero in fila per il disagio e avrò avuto tipo il pass illimitato, il business class, che facevo tipo mille giri perché è veramente l'unica spiegazione a tutto questo disagio. Questo terzo disagio è successo sempre a casa di Virgil al suo agriturismo e dovete sapere che lei ha un cavallo che mangia di tutto e praticamente stavamo registrando dei video e lui continuava ad andare lì dalla coda di procione, quindi avevo già paura per la mia videocamera. Soltanto che a un certo punto l'ho abbandonata da parte ad un albero e siamo andate a cena dai suoi nonni, siamo uscite, abbiamo guardato video, abbiamo fatto un sacco di cose. Stavamo per andare a dormire e lei fa, dai che carico la batteria della mia macchina fotografica, almeno domani è carica. E io, buona idea Virgi, lo faccio pure io. Cerco la mia macchina fotografica e non la trovo. A un certo punto mi viene un lampo di genio, illuminazione divina, e mi rendo conto di averla lasciata di fuori con il cavallo, e già lì un sacco di paura. Il fatto è che stava pure diluviando da tipo 10 minuti, neanche tanto per fortuna, però diluviava e io ero già spaventatissima perché la macchina fotografica sotto la pioggia, ciaone, addio, e io ci sono un sacco affezionata alla mia cara macchina fotografica. Comunque io corro di fuori a piedi nudi in pigiama e c'erano spine per terra, sassi, terra, perché ovviamente un agriturismo è in mezzo al bosco, però non me ne fregava niente, io volevo prendere la mia macchina fotografica e quindi mi sono messa a correre per tutto l'agriturismo e Virgi intanto rideva affacciata alla porta e io, Virgi, non fa ridere, vieni ad aiutarmi, muoviti, sbrigati, arrabbiatissima. Ad un certo punto, volevo dire che comunque era super buio perché era più o meno le 11 di sera, era brutto tempo, quindi super buio, super fosco, vedo una cosa scura e solida vicino a dove avevo lasciato io la videocamera, la prendo in mano felicissima, videocamera mia, e mi accorgo che è la cacca fresca del cavallo di Virgi, l'avevo presa in mano proprio stretta,
E già lì mi sono messa a urlare, disperata, tipo, Virgi, non fa ridere! Lei intanto che rideva, riprendeva, e io, no, Virgi, vieni, stupida, vieni ad aiutarmi, in lacrime, disperata. Finalmente trovo la mia macchina fotografica, la porto in salvo, felice, dopo essermi slozzata, aver preso la cacca in mano. Entriamo in casa e mi accorgo che manca la coda di procione. E allora fuori di nuovo, cerco la coda di procione, soltanto che cado, e cado in mezzo alle ortiche. Quindi tutte le braccia piene di ortiche, e io di nuovo disperata in mezzo alla pioggia, coda di procione, dove sei? Esce anche Virgi, mi aiuta a cercarla, 20 minuti in mezzo alla terra, alla pioggia, a cercarla, e non c'è. Torniamo dentro e mi accorgo che era sulle scale, perché ce l'avevo, ma poi mi era caduta, perché ovviamente mi cade sempre. Tra l'altro, sad fact, l'ho persa a Palermo, perché adesso sto registrando questo video dopo essere tornata dalla Sicilia, e ho perso la coda di procione a Palermo, non so dove, sad story, adesso ne ho riordinato un'altra in internet. Comunque, fatto sta che alla fine troviamo anche la coda di procione, io con le mani sporche di M, e niente, è stato super disagiante, la videocamera funzionava ancora per fortuna, e niente, che disagi. Non ce la faccio più. Oh! Ho tipo rovesciato acqua ovunque, ma non fa niente. Ah, che bello, vi giuro, sto morendo di caldo. Avete caldo? Vi lancio un po' di acqua a casa? E niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. È stato un video molto semplice, molto chiacchiericcio, ma spero comunque l'abbiate apprezzato. Prossimamente aspettatevi un sacco di video veramente stupendi, con ospiti speciali, molto elaborati. Ho già un sacco di idee e non vedo l'ora di metterle in pratica. Voi commentate con qualche disagio vostro, che sono curiosa di sapere se sono l'unica disagiata al mondo o se c'è qualcun altro come me. E fatemi sapere quale di questi vi è piaciuto di più. Io vi mando un bacissimo, vi voglio un mondo di bene. Tra l'altro sono stata a Palermo a fare cose veramente magnifiche che ancora non vi posso dire, ma veramente sono felicissima perché siamo una famiglia stupenda. Ogni giorno vi voglio più bene, riuscite a starmi accanto sempre. Quando tutto va male, voi ci siete sempre, mi rendete sempre tanto felice, e quindi vi ringrazio per ogni singola cosa, siete il mio tutto. E se sono qui ora con il caldo madornale a fare video con le luci sparaflesciate, è solo per voi, perché vi voglio un mondo di bene e per voi farei di tutto. Grazie, grazie ancora, vi mando un bacissimo, e ci vediamo domani con un nuovissimo video, perché in questi giorni caricherò tanti 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 video. Ciao!